sentendoci in maniera così tra amici, si fa per dire ovviamente, voi dovete pensare a un sistema di riferimento inerziale come un laboratorio, per esempio a bordo di un razzo, con i motori spenti. In più, come vi ho accennato, dovete immaginare che la navicella non stia ruotando rispetto alle stelle fisse, nel senso che se questo per esempio è l'asse del razzo e il razzo sta ruotando su quest'asse, e quindi voi, se qua c'era un oblò, se questo era un oblò e voi potevate guardare fuori, questo è vetro, voi vedevate, non so, le stelle, una certa costellazione, una certa costellazione fare un giro, ovviamente la costellazione della vostra mente è collegata, non so, a questa costellazione del triangolo. Se vedete questa configurazione di stelle ruotare, vabbè, lo vedete, però la cosa importante è che se voi girate così, in effetti potreste, anche motori spenti, riuscire a stare in piedi così, no? Avete sentito parlare della gravità artificiale? Chi di voi è stato sulle giostre? Ok, quindi se la navicella sta ruotando su un asse, voi riuscireste a stare in piedi sulle pareti in questo modo, e noi non vogliamo questo perché non sarebbe un sistema di riferimento inerziale. Quindi a motori spenti e non in rotazione rispetto agli assi, quindi vedete che le costellazioni non stanno ruotando, in effetti qua dentro tutto fluttua, e quindi è un bel esempio del sistema di riferimento inerziale, nel senso che un oggetto che è posto lì, la tenete fermo con la mano, lasciata presa, rimane lì. Se gli date una piccola spinta, lui andrà di moto rettilineo. Se nello spostarsi vicino, e si avvicina a un altro corpo, magari se questi corpi sono magari uno carico positivo e l'altro negativo, magari questo farà una traiettoria, non cambierà la sua velocità perché sta interagendo, eccetera, eccetera, eccetera. È evidente che se i raggi sono accesi, allora questo corpo, se il raggio sta accelerando in questa direzione qua rispetto a un sistema di riferimento iniziale, vede il raggio muoversi, quindi qua avete un altro raggio, e questo magari ha motori spenti, quindi qua io flutto con i miei compagni, tutto fluttua, no? Questa è la scrivania sotto sopra, io vedo un raggio passare e lo vedo accelerare, nel senso che vedo che la posizione del raggio sta cambiandosi nel tempo, ma lo fa in maniera non uniforme, nel senso che al passare del tempo vedo che la posizione del raggio, invece di andare in linea, invece di proseguire in maniera rettilinea, invece di avere una velocità costante, sarà una velocità variabile, cioè in questo istante la velocità è diversa da questo istante, quindi vedo che il raggio accelera. Allora, io sono inerziale, vedo un razzo che è in accelerazione, quindi qua dentro questo non sarà un sistema di riferimento inerziale. Infatti chi è a bordo del razzo riesce a stare in piedi così, no? E questo sasso che io vedo fermo lo colpirà in testa, no? Perché il razzo va avanti, sono cose che dovreste più o meno riuscire a intuire e trovare il modo di descrivere matematicamente. Quindi noi siamo coi motori spenti, quindi per me un sistema di riferimento inerziale è uno con i motori spenti che non sta ruotando rispetto alle stelle fisse, e per la quale per esempio vale la prima legge di Newton, cioè un corpo isolato, un corpo che non interagisce con alcunché, mantiene una velocità costante. Allora abbiamo fatto diverse cose questa mattina. Questo è un laboratorio inerziale. Qua c'è un corpo, qua c'è un altro corpo, qua c'è un altro corpo. Chiamiamo questo il corpo 1, questo il corpo 2, questo il corpo 3. Tirerò dei segmenti per riuscire a tenere d'occhio le interazioni.
L'interazione è un rapporto bilaterale. 1 influenza la 2, la 2 influenza la 1. Questo è un rapporto bilaterale, uso la stessa notazione, cos'era? Il 3 era questo? Tanto non ha importanza, no? Questa è una interazione, questa è un'altra interazione, questa è un'altra interazione. Potrei immaginare di avere un quarto fra queste. Quindi ho tutte queste interazioni. Ok? Allora, so cosa vuol dire assegnare masse alle particelle. Cosa vuol dire assegnare masse? Vuol dire prendere le particelle una a una e fare un esperimento a parte, in cui prendo la corpo di massa 1 e la faccio interagire con un corpo di massa standard. Un corpo standard, per esempio, potrei fare una cosa del genere. Quindi prima di questo esperimento devo immaginare di aver fatto l'esperimento precedente, in cui per esempio ho per esempio un tavolo, anzi lasciamo perdere il tavolo, fa pensare alla terra, io non voglio avere la terra tra i piedi. Immaginate di avere un oggetto, una cabina, una scatola cava, in cui metto qui il mio corpo di massa X, di massa incognita. Ho un'altra scatola in cui ho il mio corpo standard, quindi il mio cilindretto STD, che è per esempio un chilogrammo. Metto qui, per esempio, una bella calamita a forma di C, l'ho disegnato troppo vicino, quindi modifico il disegno, del genere. Faccio uno simmetrico. E li trattengo legati assieme da uno spago, perché c'è il nord e il sud che si stanno respingendo. Se io non li tengo assieme, il sistema esplode, no? Se volete potete pensarli su un binario, se volete, no? Cioè su un tavolo con dell'aria compressa per ridurre l'attrito. Oppure lo fate nello spazio, all'interno di una cabina che sta cadendo, no? Perché qualcuno ha tagliato i cavi, e finché non morite, fate questo esperimento. Gli ultimi istanti della vostra vita fate l'esperimento di fisica. E allora voi cosa fate? Con una fiammella, con una fiamma, non ho i gessi colorati, li ho lasciati in studio, bruciate la corda, cosa succede? C'è una forza repulsiva e volano in direzione opposte. E allora voi cosa fate? Osservate cosa sta succedendo, misurate le posizioni al variare del tempo, determinate le accelerazioni e potete dire che la massa del corpo X misurato in unità del massa del corpo standard è per l'appunto l'accelerazione del corpo standard, il modulo, si intende l'accelerazione diviso, il modulo dell'accelerazione. Quindi voi misurate questo e avete la massa del corpo X espressa in massa in masse del corpo standard. Quindi se il corpo standard la chiamate avere una massa di 1 kg, ecco che la massa del corpo X è 3 kg, perché osservate che ha un'accelerazione che è esattamente un terzo dell'accelerazione del corpo di 1 kg, eccetera. Quindi voi avete un metodo per determinare le masse dei corpi, determinate le masse dei corpi, poi fate il vostro esperimento vero. Alla fine del quando arriveremo noi, quando arriveremo a fagli orali, magari vi chiederò vari modi per determinare la massa. Questo è un modo, no? Pratico. Allora, cosa stavo dicendo? Avete determinato le masse. Poi la vostra definizione di forza è che la forza sul corpo 1, per definizione, qual è la forza che sta agendo sul corpo 1 in presenza di altri corpi materiali? Quindi ci sono interazioni di vario tipo. La forza sul corpo 1, per definizione, è la massa del corpo 1, misurato come ho appena detto, per l'accelerazione che di fatto osservate con i vostri occhi. Però abbiamo capito che l'accelerazione del corpo 1 può essere scritta così, come una specie di sovrapposizione delle accelerazioni che il corpo 1 avrebbe avuto se interagiva, quanti corpi ho fatto qua?
questa è l'accelerazione che il corpo 1 avrebbe avuto se interagiva esclusivamente con la 2, cioè se la 3 e la 4 non fossero stati presenti. Questa è l'accelerazione che il corpo 1 avrebbe avuto interagendo solo con la 3, e questo solo con la 4. La somma di queste situazioni, guarda caso, è un notevole risultato sperimentale, è proprio l'accelerazione che osservate. Siccome per definizione la forza del corpo 1 è massa 1 per A1, allora questo risultato si scrive così, che la forza 1, la forza che il corpo 1 vede in questa situazione sperimentale, è uguale alla somma, somma di che tipo? Di tipo vettoriale, della forza che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 2, più la forza che la 1 sente per effetto di interazione con la 3, più la forza che la 1 sente per effetto di interazione con la 4. Dove ognuno di queste, uno poteva veramente dire, per esempio, che la forza che la 1 sente dovuta alla 3 era l'esperimento in cui esisteva solo la 1 e solo la 3. Ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in un certo senso, queste sono le accelerazioni, chiamiamole parziali, le forze parziali, e l'accelerazione complessiva è la somma, la forza complessiva è la somma. Si parla di sovrapposizione, la somma di questi vettori è la sovrapposizione dei vettori. Quindi questa è la forza totale, la forza netta, la forza risultante, è la forza risultante, lo totale, della sovrapposizione di più forze. Quindi in particolare, se questo è il corpo 1 e lui interagisce con la 3, con la 2 e la 4, voi individuate le interazioni. Eccole là. Questo è la rete, in termini proprio di linguaggio di rete, no? Di una hub che è in contatto con altri server. Dovete immaginare che questa è la rete con uno essere la hub. Lui parla con la 3, con la 2 e la 4. Quindi la forza totale che c'è sulla 1 è la somma delle tre forze che agiscono lungo questi tre segmenti. Saranno forze repulsive o attrattive a seconda del caso, però voi dovete fare la somma dei vettori che hanno vertice qua. Per esempio, se la 1 è... chi è la 3? La 3 è qui. Qualcuno aveva la caramella stamattina, era eccellente. C'ha ancora una caramella? Vabbè. Devo ricordarmi di comprare qualche... Che marca era quella caramellina? Un vostro compagno me l'ha offerto. Chi era? È venuto da qua, non c'è, è morto. Non viene più perché non vuole che gli mangi tutte le caramelle. Era buono. Non ho i gessi colorati, quindi attenzione! Il disegno che avevo iniziato non la voglio riportare. Voglio che voi facciate questo disegno da soli. Dovete immaginare una situazione di tipo repulsivo, attrattivo, ibrida, fate quello che volete. Assegnate ai corpi 1, 2, 3, 4 dei rapporti di massa. Decidete voi. Disegnate quindi delle accelerazioni che, che riflettono questi rapporti di massa e che riflettono il caso che siano forze attrattive o repulsive. Poi disegnate le forze, ok? Quindi il trucco è che la forza che la 1 sente dovuta alla 3, per esempio, se è una forza attrattiva, sarà una cosa del genere. Attenzione ragazzi, cercate di rimanere con me. Già io sto lottando contro il mal di gola e malesseri vari, quindi sto facendo già fatica io a rimanere concentrato. Se già voi aumentate l'entropia e la confusione, qua va a ramengo tutto. Silenzio! Supponete che questo rappresenti la forza che la 1 sente dovuto alla 3, è di tipo attrattivo. Supponete che questo rappresenti la forza che la 1 sente dovuta all'interazione con la 4, quindi quella per esempio è una forza repulsiva. Supponete che questo sia una forza quindi questa è la forza che la 1 sente dovuta all'interazione di tipo attrattivo con la 2, questa è la forza che la 1 sente per via di un'attrazione con la 3, e questa è la forza di tipo repulsivo che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 4. Quindi cancello la formula, lo riscrivo perché la formula è importante, metto l'etichetta, piuttosto. Quindi questa è la 1 con la 4,
questo è la 1 con la 3 e questo è la 1 con la 2. Stiamo dicendo che questa forma qua è che questo, la forza complessiva è la somma vettoriale di quelle tre frecce. Quindi io devo fare la somma di quelle tre frecce, ok? Con pazienza, o uso le coordinate cartesiane, quindi è abbastanza semplice se ho le coordinate cartesiane. Dovete immaginare, se io avessi fatto una scomposizione, questa direzione x e questa direzione y, ognuno di queste aveva una componente x e una componente y, quindi sommavo le componenti x, sommavo le componenti y, sommavo le componenti z e avevo sistematicamente il mio vettore. Oppure, se era un disegno, se era un esercizio di tipo qualitativo, semi-quantitativo, prendevo un righello e facevo la costruzione con la regola della somma, della regola del parallelogramma, della regola della somma dei vettori. Per esempio, potrei fare questo con questo prima, quindi faccio questo. Mannaggia, non ho i gessi colorati. Quindi questo qui è cosa sto disegnando lì? Quello che ho disegnato finora è la somma di questo e questo, quindi questo è F1,3 più F1,2. Quindi per il momento ho fatto la somma di questi due. Siccome la somma vettoriale, che è la somma delle frecce nella regola che la punta di una freccia va messo nel sedere successivo, no? È commutativo, posso sommare le frecce nell'ordine che voglio, posso associarle come voglio. Quindi faccio questa associazione per crearmi questo vettore qua. Una volta che ho quello, devo sommare questo vettore con l'ultimo e qui di nuovo i gessi colorati sono stati utili. E la somma totale, la somma di quei tre, è questa freccia qui. Ok? Va bene? Quella freccia è la forza totale che sta agendo sul corpo 1 in presenza di corpi con cui la 1 sta interagendo con la 2, con la 3 e la 4. Sovrappongo le forze che avrei nei casi di interazioni a 2 a 2, 1 con la 2, 1 con la 3, 1 con la 4, individuo quelle tre forze e poi le sommo assieme per avere la forza complessiva, la forza totale, la forza risultante. Semplice, no? Vedete come viene fuori da questa impostazione della legge di Newton? Tra l'altro, questa impostazione che vi ho raccontato stamattina, a partire dall'osservazione sperimentale che due corpi che interagiscono tra di loro senza un terzo incomodo, che non è banale fare, che le accelerazioni siano antiparallele, anzi, l'ho detto anche all'altro gruppo, è importante che lo dica anche a voi. Attenzione! È una precisazione di una cosa che ho detto stamattina, un'affermazione ancora più forte. Se questo è il corpo 1 e questo è il corpo 2, dire che le accelerazioni sono antiparallele non è sufficiente, dovevo dire una cosa in più. Voi dovete immaginare, che era nascosta dalle cose che ho detto, quindi non voglio esplicitarlo, voi dovete immaginare la linea che congiunge i due punti e le accelerazioni sono sì antiparallele, ma stanno su quella retta. Cioè, se questa è l'accelerazione, per esempio, di tipo repulsivo, e questa va bene, sono antiparallele, vedete come stanno sulla retta. Questa, che sono antiparallele, non va bene. Sono antiparallele. Ma questa non avviene in Newton. Le forze stanno sulla retta che congiunge due punti materiali, di tipo repulsivo o di tipo attrattivo, ma stanno sulla retta. Questa, come vedete, sono antiparallele, ma non stanno sulla retta, e infatti questo non avviene. Quindi è un'affermazione molto precisa. Quindi avrebbe detto così: prendete due particelle e le fate interagire. Le accelerazioni sono sì antiparallele, ma stanno sulla retta che congiunge i due punti. Okay? Ovviamente, questo è vero con i motori del raggio spento! Spenti! Perché se i motori del raggio sono accesi, non è vero che le accelerazioni dei due corpi saranno lungo la retta che li congiunge. No? Vi ho fatto il disegno. Quindi attenzione, pensate al raggio,
Pensate a come asserire le leggi di Newton pensando a sto benedetto raggio e come cambierebbe se i raggi fossero accesi, le affermazioni non sarebbero vere. Deve essere molto chiaro questo. Ok, cominciamo a arricchirci con un linguaggio qua. Un'altra cosa che ho detto, però non sono sceso in dettaglio, ma come spesso avviene in fisica, non si riesce, secondo me, l'approccio migliore alla fisica non è quello di cercare di fare delle definizioni molto pulite come farebbe un matematico, ma di fare delle definizioni un po' cialtronesche, sportive, e poi affinarle, farle diventare sempre più precise, più si va avanti, più si capisce quello che si sta dicendo. Per esempio, io qua ho parlato di almeno non so se ho usato l'espressione, ma ho fatto un gesto. Avete una massa qua, un punto materiale, ho usato forse l'espressione punto materiale, forse sì, forse no, non mi ricordo esattamente, guarderò il filmato. Ma cos'è un punto materiale? Un punto materiale è un oggetto dotato di proprietà fisiche, massa per esempio. La massa cos'è? Abbiamo cominciato a capirci cos'è la massa. Ma che stiamo trascurando la sua estensione. Quindi questa che vuole rappresentare una racchetta da tennis non è un punto materiale perché ha una sua forma, una sua estensione. Un carro armato avrà una sua estensione. Se queste estensioni sono molto grandi rispetto alla distanza tra i corpi, misurati come? No? Rispetto al centro geometrico, rispetto all'estremo più vicino, come stiamo misurando la distanza? Ci sono molti modi con cui io potrei misurare la distanza, tra il punto più vicino, tra il centro geometrico, o chissà come va definito, ma potete capire che quando i corpi hanno un'estensione, cominciano a essere importanti i dettagli su come si fanno le cose. Ma se l'estensione dei corpi è molto piccola rispetto alla distanza, questo è il mio carro armato qua, e questa è la mia racchetta da tennis, ecco che cominciamo ad avvicinarci all'idea di cosa io intendo per punto materiale. Sto dicendo che sto trascurando le dimensioni laterali, le distanze tra i corpi sono molto più grandi della dimensione caratteristica del corpo. Questa distanza qua è molto più grande della dimensione caratteristica del corpo, non so, lo indico con lambda, tanto perché ho già usato la lettera B. Diventerà chiaro più andiamo avanti. Quindi per il momento questi sono dei punti materiali, cioè sono dei corpi materiali che avranno massa, avranno carica elettrica, ma stiamo trascurando, almeno in questo primo passaggio, le loro dimensioni. Ok? Quindi potete immaginare che sia un punto matematico. Un matematico fa presto a dire prendiamo un punto. Ma un fisico, un ingegnere, cosa si intende? Stiamo essenzialmente trascurando le dimensioni rispetto all'esercizio, che magari, d'accordo? Cominciamo a capirci. Allora, come vi ho detto, quindi immaginate di essere in un laboratorio inerziale, raggi spenti e non in rotazione rispetto agli assi e rispetto alle stelle, e immaginate di avere un certo numero di particelle, ok? Nel disegno 4. Allora, gli esseri umani sono animali, siamo animali sociali, e non sto scherzando, state zitti, perché sto per usare una metafora che credo che possa essere utile. Noi siamo esseri umani e gli esseri umani sono animali socievoli, quindi noi formiamo gruppo, abbiamo tanti tipi di gruppi a cui apparteniamo nella vita, ma il concetto di gruppo implica l'aver chiaro il criterio di appartenenza al gruppo e quindi il criterio di non appartenenza al gruppo. Ci sono cose che non fanno parte del gruppo, no? Quindi, questo è la particella 1, 2, 3, 4. Io decido, arbitrariamente, come gli esseri umani spesso fanno, di fare un gruppo. Ma voglio fare gruppo con la 2. Non voglio che la 3 e la 4 facciano parte del gruppo. Quindi, la 1 e la 2 compongono il gruppo, la 3 e la 4 sono, non appartengono al gruppo, sono esterni. D'accordo?
questo gruppo che io ho costituito è del tutto arbitrario. Quindi cominciamo adesso a disegnare le interazioni che ci sono. Li disegnerò come dei segmenti, come ho detto. C'è questo rapporto bilaterale, la 1 che interagisce col suo compagno di gruppo. Però la 1 interagisce anche con particelle che sono fuori dal gruppo, no? Con la suocera e con l'amante. Ok? Questa è la ragazza che deve fare i conti con la suocera, ma anche con l'amante. Ok? La 2 interagirà con la 1, ma abbiamo già contato, vedete, ho già messo la stanghetta. Ma la 2 interagisce anche con la 3 e anche con la 4. Certo che la 3 e la 4 interagiranno tra di loro, ma io sto guardando adesso il sistema. A me interessa cosa fa il sistema. Interessa il sistema. E voi potreste dire, ma cos'ha di speciale quel sistema? Perché non facciamo un sistema, vogliamoci tutto bene, no? Sì, facciamo un unico grande sistema. Ci amiamo tanto. Oppure io voglio la 1 tutta da solo con la 2, la 3 e la 4 che addirittura che non appartengono. Posso pensare a tanti sistemi. Non sto scherzando, questa è già fisica. Se questo è il sistema, prevedo questa la definizione del mio sistema, a me interessa cosa succede al sistema. Quindi la interazione con la 1 e tra la 1 e la 2, questo segmento, rapporto bilaterale, la chiameremo un'interazione interna al sistema. Invece le altre interazioni che ho disegnato, che sono questa, la 1 con la 4, la 1 con la 3, la 2 con la 3 e la 2 con la 4, sono interazioni con cose esterne, quindi sono interazioni esterne. Interazioni esterne. Ok? Quindi se io vi chiedo qual è la forza totale sul corpo 1, noi possiamo scrivere, come è già là, ma lo riscrivo, la forza totale sul corpo 1 è fatta dalla interazione interna col suo compagno di gruppo, poi ci sono anche forze dovute a robe, dovute all'interazione tra il corpo 1 e qualcosa di esterno al gruppo. In questo caso la 3 e poi c'è anche un 4. Quindi questo qui è una forza interna, queste due qua sono forze esterne. D'accordo? Va bene? Allora, cominciamo a ragionare in questo termine qua, va bene? Io potrei disegnare le frecce, no? Per esempio, di nuovo, immagino che la F, che la 1 e la 2 stanno interagendo in modalità, facciamo repulsivo, quindi ho una freccia per di qua. Se questo rappresenta la forza che la 1 sente dovuta all'interazione col suo compagno di gruppo, allora io sono obbligato a disegnare la freccia di qua, della 2, 1, della 2 pedici 1. Ok? Peccato che non abbia gessi colorati, perché magari lo faccio in grassetto, solo questo rende il disegno ancora più brutto. Questo e questo devono avere lo stesso modulo. Perché devono avere lo stesso modulo? Supponete che la 3 e la 1 e la 4 stiano, non so, facciamo attrattivo. Se questo rappresenta la forza che la 1 sente dovuta alla 4, allora la forza che la 4 sente dovuta alla 1 è questo. Facciamo che la forza che la 2 sente dovuta alla 4 sia di tipo pure attrattivo, magari di modulo diverso ancora. Se disegno questo modulo, questo è obbligato dello stesso modulo, quindi questi sono 2 e 2 uguali di modulo. Ok? Quindi stiamo usando l'idea che la forza che la particella iesima sente dovuta all'interazione con la particella jesima è uguale e contraria alla forza che la particella jesima sente dovuta alla iesima. Cioè, se questa particella i e questa particella j, io ho che, ammesso che questo sia di tipo repulsivo, ok? Io posso riempire la lavagna di tante frecce che sono due uguali.
Però se a me interessa il sistema, completiamo perché abbiamo ancora questo a fare. Come lo facciamo? Lo facciamo repulsivo. Allora questo è bello grosso, bello repulsivo. Allora questo qui l'ho fatto troppo lungo per la mia mano. E quindi è qualcosa del genere. Ok? Questo è la F. Ho dimenticato chi è chi. Questo è la 1, giusto? Questo è la 2. La... cos'era questo? 3? E qua, c'è già. Allora, questo è la 1, 3. E questo è la F3, 1. D'accordo? Quindi, ovviamente, c'è anche questo a fare. Vedete che bisogna avere molta pazienza. Come la facciamo? Repulsivo. Ma sì, dai. A me piacciono le forze repulsive. Ok? E completiamo il disegno anche con questa interazione qua, perché forse riesco a convincervi, riesco a farvi capire. Stiamo completando, mi pare, abbiamo fatto la 1 che dovrebbe avere tre frecce, 1, 2, 3. La 2 ha tre frecce, perché ha tre frecce? Perché ci sono tre particelle con cui interagire, no? Ognuno di questi, ma qua manca l'interazione con la 4 e la facciamo, non so, attrattiva così. Ok? Ci siamo? Mancano le etichette, ma lascio a voi. Questo è la, se questa è la particella 3, questa è la 3 dovuta alla 4, questo è ovviamente la 4 dovuta alla 3, questo è la 4 dovuta alla 2, questo è la 4 dovuta alla 1, questa è la particella 4. Ci siamo? Mancano le etichette qua, questo è la F2 dovuto alla 3, questo è la F2 dovuto alla 4 e manca l'etichetta di lui che è la F della 1 dovuto alla 4. Dovrei avere tre frecce su ogni nodo e tre etichette, mi pare completo? Sì? A 2 sono uguali ai contrarie. Ok? Adesso il sistema è questo qui. Ok? Quindi se io vi chiedo qual è la forza complessiva, siccome mi interessa il sistema, mi interessa sapere cosa fanno 1 e 2, quelli che appartengono al sistema. Il sistema è composto da 1 e da 2, questo sistema. Posso immaginare altri sistemi. Quindi, il sistema è composto da 1 e 2, allora cosa fa 1 e 2? Se so cosa fanno 1 e 2, so cosa succede al sistema. D'accordo? Quindi, per sapere cosa fa la 1 e la 2, questo è la 1, mi serve sapere le tre forze che agiscono sulla 1, perché quando conosco le tre forze che agiscono sulla 1, la somma di quelle mi dà la forza complessiva sulla 1. E una volta che so la forza sulla 1, cosa so? Beh, la forza sulla 1 è per definizione la massa dell'1 per l'accelerazione. Quindi se conosco questo, deduco l'accelerazione, che è la forza della 1 diviso la massa, e una volta che conosco l'accelerazione, cosa faccio? Integro una prima volta per sapere la velocità del corpo 1, e una volta che so la velocità del corpo 1, integro una seconda volta per avere la posizione. E quindi so cosa fa la 1 al passare del tempo. Analogamente so cosa fa la particella 2. Quindi se conosco le forze, riesco a prevedere cosa faranno la 1 e la 2 e al passare del tempo so cosa fa il sistema, perché so cosa fanno le componenti del sistema. Ma per sapere cosa fa il corpo, per sapere cosa fa il sistema, devo sapere cosa fa la 1. E la 1, quello che fa, dipende dalla forza che sta agendo sulla 1. Ma qual è la forza che agisce sulla 1? Non è solo dovuta al compagno di viaggio, ma a eventuali intrusi. D'accordo? Quindi, per prevedere cosa fa il sistema, devo sapere l'effetto di eventuale roba esterna al sistema.
prima lezione anticipata, prima osservazione. Diventerà più chiaro più andiamo avanti. Voglio fare una definizione che è molto utile. Beh, una prima cosa che posso dire che è importante, visto che la forza sul corpo 1 è per definizione la massa del corpo 1 per l'accelerazione del corpo 1, la prima domanda è quali sono le dimensioni di una forza. Non è un'accelerazione. Le dimensioni di una forza sono una massa per un'accelerazione. Quindi nel sistema internazionale, dove le masse sono misurate in chilogrammi, le lunghezze in metri e i tempi in secondi, io avrò per esempio un tot. La forza è un vettore, quindi è un vettore che ha la stessa direzione dell'accelerazione. La stessa direzione dell'accelerazione. Quindi se il corpo sta accelerando di là, la forza è di là. Ma questa è la forza complessiva risultante netta, deve essere molto chiaro questo. Quindi la forza è un vettore che ha la stessa direzione dell'accelerazione e ha delle dimensioni. Nel sistema internazionale avrò per esempio un tot, quindi il modulo della forza, perché il vettore è un vettore che ha una direzione, la direzione dell'accelerazione, e ha un modulo, e il modulo sa tot cosa? Nel sistema internazionale un tot chilogrammi metri secondi al meno 2, 3 chilogrammi metri al secondo meno 2, 7,8 chilogrammi metri al secondo meno 2. Siccome la forza appare molto spesso negli esercizi fisici, come potete immaginare, la gente ha inventato un'unità di misura per il sistema internazionale, nel sistema internazionale per le forze. L'unità di misura della forza si dice in onore di Newton, si dicono tot Newton. Allora è importante questo, se tot fosse per esempio 7,8, di nuovo io dico virgola ma scrivo il punto decimale, se io scrivo 7,8 kg metri secondo al secondo, nel sistema internazionale si scrive che il modulo della forza è uguale a 7,8 N maiuscolo, che sta per Newton. Se per caso in una relazione tecnica dovete scrivere o volete scrivere per motivi estetici, di estetici, lettura del testo, la parola Newton intesa come forza per esteso, dovete scriverlo così, con la N minuscolo, perché 7,8 Newton così è sbagliato, perché fa pensare a 7,8 persone della famiglia Newton. Non sto scherzando. Il mio modo di ricordarmi se mettere con la maiuscola o meno è di chiedermi: sono 7 Newton, 7 persone, o 7 unità di forza del sistema internazionale? Quindi per distinguere si scrive con la minuscola quando parlate di forze. Invece, se avete 7,8 newton, vuol dire che avete 8 newton, ma uno dei quali magari ci state amputate le braccia o le gambe, qualcosa del genere. Quindi non sto scherzando. Sto scherzando, ma nello stesso tempo non sto scherzando. E questo si genererà in futuro. Per esempio, l'unità di misura della potenza nel sistema internazionale è watt, in onore del signor Watt. E quindi voi avete 7, con la W piccolo, oppure 7,8 watt col maiuscolo, ma non scrivete 7,8 watt col maiuscolo perché si riferisce alle persone. Ci sono i joule, no? O i joule, alcuni di voi, o i joule. Anche quello, 7,8 J maiuscolo, oppure 7,8 scritto in minuscolo. Sì, è pronto? Velocemente, prego. Chi parla? Chi parla? It's me, hello. Yes, can you talk to me later? I'm right now giving a lesson, so I can't speak right now. In about a couple of hours, is that okay? Okay, I'll send you by email. Can you write me an email and I'll give you the number of my office.
Ok, bye bye. See you later. Ronnie col fisco americano. Un attimo che devo riprendere il pensiero. Cosa stavo dicendo? Ah sì, stavo solo dandovi qualche dritta sui nomi, va bene? Allora, silenzio per cortesia. Qual era il filo? Lo stavo cercando di esprimere qua. Ah sì, voglio fare una definizione. La definizione sarà questa: si chiamerà quantità di moto nel mio corso, si indicherà con la lettera P, P minuscolo questo, eh? E la definizione della quantità di moto di un corpo è la sua massa moltiplicato per la sua velocità. Di nuovo, cos'è la massa? Dovete immaginare vari modi per determinare la massa di un corpo. Concettualmente la massa di un corpo si determina facendolo interagire con un corpo di massa nota, convenzionalmente chiamato un chilogrammo del sistema internazionale, ok? Va bene che una certa quantità di platino, se mi ricordo bene. Quindi la quantità di moto pure ha delle dimensioni, come vedete ha le dimensioni di una massa più una velocità, quindi nel sistema internazionale la quantità di moto di un corpo è un vettore e sarà espresso in 7,8 kg metri al secondo in quella direzione. Quindi se ho 7,8 metri a chilogrammi al metro al secondo in questa direzione, ho una quantità di moto diversa di se io invece vado in quella direzione con la stessa velocità, perché la quantità di moto è un vettore, d'accordo? Quindi un corpo che ha una massa di 2 kg e che ha una velocità, un modo di velocità di 3 metri al secondo, ha una quantità di moto il cui modulo è di 6 kg metri al secondo, però ha una direzione, ok? Quindi avere questa quantità di moto come valore assoluto, come modulo in quella direzione è diverso che avere lo stesso modulo di quantità di moto ma in quella direzione. È la stessa cosa di velocità, no? Che è un vettore, 30 km al secondo, in quale direzione? Di là, di là, di là? Quindi mi raccomando. Allora, la derivata della quantità di moto rispetto al tempo, allora, in linea di principio devo fare una cosa del genere. Quindi in linea di principio ho questo. Allora, nei discorsi che sto facendo io, attenzione, nei discorsi che sto facendo io sto considerando sistemi di particelle. Questo è un sistema e queste sono magari delle particelle che non appartengono al sistema. Può succedere che il sistema sia, useremo delle parole, per esempio un sistema è chiuso, quando si fa gruppo chiuso, cosa vuol dire? Che non si accettano nuovi membri. E addirittura non si accetta nemmeno che un membro esca dal gruppo. Quindi un gruppo chiuso è quando le particelle che compongono il sistema non cambiano, cioè le costituenti del gruppo non cambiano. Posso cambiare di posizione, ma se la 1, 2, 3, 4, 5 facevano parte del gruppo in un certo istante, saranno sempre loro in futuro a appartenere al gruppo. Ok? Non avete particelle che escono dal gruppo o non avete particelle che entrano nel gruppo. Allora, quello che voglio fare io è immaginare tanti corpi, tante particelle puntiformi, quindi puntiformi, e ognuna con una massa ben definita.
Ben definita vuol dire che la massa è costante nel tempo, non è una cosa che cambia nel tempo. Quindi le singole particelle hanno una massa costante. Poi, quando avrò a che fare con la derivata della quantità di moto di una particella, siccome le singole particelle avranno massa che non cambia nel tempo, ecco che la derivata della quantità di moto rispetto al tempo di una particella, delle mie particelle, sarà uguale a questo, che è proprio la forza che sta agendo sulla particella. Quando invece vorrò discutere casi di oggetti fisici che cambiano massa, per esempio la mia massa cambia, nell'arco della giornata vado in bagno, mangio, vado in bagno, mangio, anche la vostra cambia. Poi magari c'è una tendenza ad aumentare con l'età. Un razzo che ha il suo combustibile ha una certa massa all'inizio, poi viene innescata la reazione e i gas fuoriescono, quindi la massa del razzo sta diminuendo in funzione del tempo. Immaginate il tapis roulant di un'azienda, di una fabbrica che ha un tappeto, come si chiama, tappeto mobile, datemi la parola in italiano, un nastro trasportatore, ecco, e su questo nastro trasportatore ogni tanto escono e cadono delle scatole. Quindi delle scatole che vengono dalla macchina che fa le scatole e le riempie. Quindi sul nastro trasportatore cadono nuove scatole, quindi la massa che il nastro trasportatore deve sospingere sta cambiando nel tempo. Oppure alla fine, no, cascano in una scatola, quindi escono dal nastro trasportatore. Quindi la vostra automobile ha massa variabile. Voi caricate un certo numero di litri, fate un pieno, e poi bruciate la benzina e avete i gas di scarico e la macchina diminuisce di massa, come quando voi prendete su passeggeri o scendono passeggeri. Quindi in generale i sistemi saranno complessi perché avete particelle che entrano e particelle che escono. Quindi la massa del sistema, cosa intenderò per la massa del sistema? Definizione molto naturale. La massa del sistema sarà la somma delle masse che compongono il sistema in un certo istante. Quindi la massa del sistema in un certo istante t la scriverò magari con questa notazione qua, la sommatoria di tutte le masse che compongono il sistema in quel certo istante. D'accordo? La massa del sistema potrebbe cambiare nel tempo perché particelle entrano e escono dal gruppo. Quindi la massa del sistema potrebbe benissimo avere una derivata rispetto al tempo, potrebbe essere positiva la derivata se particelle entrano nel sistema, e potrebbe avere una derivata negativa se particelle escono dal sistema, d'accordo? Invece le singole particelle, io voglio in questo trattamento un po' concettuale che vi sto dando, voglio che le singole particelle abbiano massa costante, e quindi se definisco la quantità di moto di una particella, se la definisco così, la quantità di moto di una particella, la sua massa per la sua velocità, vettore velocità, allora vedete che la derivata della quantità di moto rispetto al tempo è proprio uguale alla forza che agisce sulla particella. Questo è una delle cose più importanti del corso. Quindi stiamo introducendo questa relazione qua, che la derivata della quantità di moto rispetto al tempo è la forza che agisce sulla particella. Quindi se la particella è il corpo 1 che ha velocità 1, quantità di moto 1, la derivata rispetto al tempo della quantità di moto della particella 1 è la F1, e la F1 è proprio la somma di tutte le forze che stanno agendo sul corpo. Ok? Quindi facciamo un caso molto semplice, un sistema composto da due particelle, quindi non ci sono terzi incomodi. Guardate qua, questo è la particella 1,
frequenza della particella 2. Sono solo loro. Se volete, l'eventuale terzo incomodo l'avete allontanato. Il terzo incomodo è molto lontano. L'avete allontanato il terzo incomodo. La suocera l'avete mandata in ferie, magari nel Polo Sud. D'accordo? Oppure fate una barriera. Per esempio, la suocera vive in un'altra casa. Se è vicina, addirittura non c'è una barriera, avete l'interazione del terzo incomodo. Se riuscite a schermarvi o allontanarvi, ecco che l'interazione, il comportamento del sistema, cioè di cosa, qual è l'esito di un'interazione tra la 1 e la 2, avrà un'evoluzione molto diversa che se la terza persona fosse qui. D'accordo? Allora, facciamo questo. Qual è, abbiamo detto che la forza sulla 1 è in questo caso esclusivamente dato dall'interazione con la 2, perché questa qua non c'è, avete allontanato o schermato in qualche modo. La interazione della 2, la forza sulla 2, nasce solo dall'interazione con la 1, perché avete allontanato il terzo incomodo. D'accordo? Immaginate dunque che questo è il vostro sistema. No. Vostro sistema. E voi sapete che la F12, comunque in generale, anche se c'era il terzo incomodo, era questo. Sapevate che a 2,2 la forza che la 1 sente per effetto della 2 è uguale al contrario alla forza che la 2 sente dovuta alla 1. Ma adesso, proprio perché questo qui, la 3, non c'è, la forza della 1 cos'è? In base alla definizione, dov'è che l'ho scritto? Sembrava l'ho scritto da parte. Eccolo qua. Cos'è la forza della 1? Sì, è la somma delle forze che agiscono sulla 1, però è, a valle della definizione, la derivata rispetto al tempo della quantità di moto della particella 1. Ok? E questa è, proprio perché questo non c'è, è F12. Qual è la forza sulla 2? Per la definizione di quantità di moto è la derivata della quantità di moto della 2 rispetto al tempo, e questo proprio perché ho allontanato la 3 è uguale a F21. Ma questi qua sono sempre uguali e contrari. Quindi io posso dire, guardate, che la forza sulla 1 più la forza della 2 sulla 2, guardate un attimo, la forza sulla particella 1 più la forza sulla particella 2, questo è uguale a F12 circa, perché questo l'ho allontanato, e questo vale cosa? Il vettore 0, eh? E questo vale sempre. E questo vale così, perché dov'è l'approssimazione? Non è qui, è qui. È qui l'approssimazione, siete d'accordo? Perché è qua che io sto immaginando che la F1 sia solo questo. In realtà c'era il terzo incomodo, il quarto incomodo, il quinto incomodo, ma li sto schermando, allontanando. Quindi questo è un circo uguale. Questo è un uguale, perché questo è sempre vero, che F12, F21 sono proprio sempre uguali e contrari. Ma questo è circa uguale, ok? Quindi questo, la somma di questo sarà zero nella misura in cui in effetti io riesco a trascurare questi qua e pensare veramente al caso della ragazza, e la ragazza interagiscono senza terzi incomodi. Della particella 1 e della particella 2 che stanno interagendo senza interferenza con altre interazioni. Allora, guardate. Dai, fatemi finire questo, poi facciamo una pausa. Di nuovo, cos'è questo? Questo è la derivata di P1 rispetto al tempo, più la derivata di P2 rispetto al tempo, e questo è uguale a zero. Sempre nell'ipotesi che riesco a eliminare i terzi incomodi. Questo è la derivata di P1 rispetto al tempo, questo è la derivata di P2 rispetto al tempo, e la somma di questi due vale 0.
circa. E quindi io posso far così. La derivata rispetto al tempo è un operatore lineare. Lo vedete? Da qua passo qua su. E cosa deduco? Che se prendo la quantità di moto da particella 1 e la sommo vettorialmente con la quantità di moto da particella 2, quello che ottengo è una costante nel tempo. Perché la derivata rispetto al tempo è 0. Cioè P1 più P2 è uguale a una costante. Ovviamente è una costante vettoriale che è un componente x. Questa legge qua, quindi stiamo dicendo, prese due particelle, sempre in un sistema di riferimento inerziale, quindi i motori del raggio sono spento e il raggio non sta ruotando su un asse. Motori spenti, prese due particelle, se stanno interagendo solo tra di loro e non ci sono altre interazioni, allora la somma di P1 più P2 è una costante. Questa si chiama la legge della conservazione della quantità di moto. Perché si parla di conservazione? Perché vuol dire che se voi calcolate la quantità di moto, aspetta, prima forse è più facile parlare di queste cose se introduco qualche parola, così abbiamo un gergo e il gergo è utile proprio perché ci permette di parlare in maniera più snella. Se voi avete un sistema di 1 o 2 particelle e il terzo incomodo o è allontanato all'infinito oppure è schermato, diremo che questo sistema è isolato. Diremo che il sistema è isolato se la suocera l'avete mandato al polo sud oppure l'avete chiusa a chiave in una stanza a prova di suocera, per l'appunto. Ok, allora, quindi fermo qua.